Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video. Oggi sono qui per presentarvi il pack Logistic. Come potete vedere, allora, pack che praticamente comprende, allora, beh, la struttura che vedete qui, due carri, quelli per il trasporto con pianale che si blocca, veramente belli, con anche il telone, poi li andremo a vedere, e un carrellino elevatore e due capannoni come questi qui che avete visto, posizionabili, che però non, cioè, più di parcheggiare i mezzi non hanno niente di effettivo. Questo qui ha gli scaffali dentro, non so se magari uno va a mettere delle cose, ma sinceramente non saprei. Comunque hanno fatto questi capannoni, però di poco utilizzo. Allora, praticamente, come funziona? Praticamente il gancio, questo qua che vedete, praticamente utilizza lo stesso attacco, diciamo, che hanno i mezzi, per esempio, con il sollevatore e il terzo punto. Ecco, quindi tutti, tra virgolette, gli implements and tools che hanno questi tre attacchi qua, sapete che si possono agganciare a quel gancio. Per esempio, questo carretto non si può agganciare, diciamo, al gancio. Un trattore non si può agganciare, un camion non si può agganciare. Può agganciarsi una barra da questo punto, può agganciarsi un aratro, può agganciarsi un'altra barra magari da frumento, però ecco, non tirare su trattori. Ecco, secondo me questa è un po', ecco, la pecca che hanno fatto. Si possono agganciare le staffe del muletto per magari caricare dei bancali, potete metterlo magari alle pecore, anche se è un po' grande per tirare su un po' di lana, far tirare su tutto sto gabbiotto. Comunque, praticamente all'inizio vi si presenta così, vi si presenta questo carrellino. Allora, con Numpad 5 praticamente tirate su quelli che sono i piedistalli, e vabbè, con Numpad 9 non cosa smonto fare. Vi dico, è un po' pesantino da trainare, scusate, come vedete. Comunque, voi premete il tasto B. Aspettate che torni indietro, altrimenti dopo in teoria l'aratro non me lo prende più. Voi praticamente premete il tasto. Beh, prima premete il tasto 5, che allora posizionate e tenete ferme la struttura. E poi con il tasto B vi si apre tutta, praticamente tutta la struttura. Eccola qua. Che potete già comandare, diciamo, dai tasti del mouse. Già comandare da seduti sopra il trattore. Però, in realtà andrebbe praticamente, dovremmo scendere, vedete qui abbiamo i tubi con il gancio, andare vicino alla scala, premere E, ed ecco che praticamente abbiamo il comando proprio della struttura in sé. Allora, mettiamo che dobbiamo scaricare per esempio il gancio qua. Ecco, vedete, un'altra cosa visuale fa bestemmare, perché tipo se io ce l'ho proprio in mezzo non riesco a vedere un cazzo, letteralmente, scusate la parola. Però poi con i tasti 7 e 8 del mouse vedete, ruotate il gancio. Adesso vediamo di avere eccolo qua. Praticamente voi la agganciate, la tirate su e poi la spostate, la girate dove volete. Mettiamo che la dobbiamo agganciare, per esempio, la trebbia che c'è qui davanti. Tac, la giriamo. Ah, con Numpad 9 praticamente mettete la zavorra, tra virgolette, tutta la struttura, mettete sempre al massimo, così siete sicuri che vi tiene praticamente tutto. Abbassate, e adesso qua arriva il problema. Se io premo Q per sganciarla, non si sgancia. Se io premo G per cambiare la selezione dell'attrezzo, non funziona. Praticamente, cosa dovrei fare? Allora, adesso non so se è perché ho il trattore agganciato, ma comunque, stando sopra il trattore, eccola qua. Voi prima salite sul trattore e la sganciate. Però adesso volevo provare a fare un'altra cosa. Sganciare proprio il. Volevo proprio sganciare il.
strafanto qua. Eccolo qua. E vedere se poi funziona, perché ho detto Mari dà problemi. Ah no, va bene, adesso è agganciata. Ah, ecco, allora sì, adesso funziona. Premendo la G vedete che si illumina la parte in basso qui illuminata. Allora adesso sì, funziona. Ok, quindi dovete avere il trattore staccato, altrimenti dovete salire sul trattore e staccarlo. Ecco, un po' una pecca perché comunque, vabbè. Allora la spostiamo, vabbè, tutta là, niente, la spostiamo giù. Andiamo ad agganciare l'aratro, ipotizziamo che dobbiamo caricarlo sul camion qua. Ecco qua, lo agganciamo, lo mettiamo più dritto possibile, lo tiriamo su, lo tiriamo avanti. Eccolo qua. Peccato per la visuale che diciamo non è poi così tanto. Vabbè, ecco, anzi, un'altra cosa, con praticamente col tasto del mouse, se lo spostate in un senso, vedete, potete inclinare il gancio. Adesso non so cosa possa essere sinceramente inclinato. Ecco, per esempio, Mari del. Ma neanche le forche, non va messo niente. Aspetta, allora dobbiamo abbassarlo. Adesso qua dovete giocare un po' con l'occhio. Magari anche se no prendete, scendete, vedete, buttate l'occhio, ecco, vedete, dite boh, devo stare un po' più in qua, prendete, risalite, spostate un po' più là. Sganciate, tirate via il gancio. Ora potete scendere e salire. Questo è il camion, quello praticamente della serie americana. Allora premete la O e bloccate il carico. Premete i tasti 7 e 8, chiudete le sponde. Con il tasto 9 vi si apre numpad, ovviamente, vi si apre la sponda, quella dall'altra parte, quella dietro. E scusate un attimo, vedo se l'ho caricato abbastanza bene. Si pote, vedete, in questo caso potevamo stare ancora un po' più a destra, ma vabbè. Prendete e lo portate via. Se volete, coprite. Eccolo qua. E voi prendete e portate via il vostro carico. Con il tasto M aprite un lato, con il tasto N aprite l'altro, e con gli stessi medesimi tasti li richiudete. Questo diciamo è chi la trebbia. Questo è un diciamo un rimorchio. L'altro, io ho provato anche a caricarle tutto, veramente porta tutto e tiene fermo tutto. Potete caricare anche i bancaletti di lana e tutto quanto. Se voi lo staccate, ecco là, perde praticamente perde il null lock, praticamente si sblocca il carico e cade. Questo giusto per ricordarvelo nel caso vi capitasse. Se il carico è messo bene e siete fermi, avete magari anche la fortuna praticamente che stia lì, altrimenti cade. Questo qui invece con il tasto K ovviamente lo chiudete e ha qualche scritta in più. Ovviamente potete usare, per esempio, potete usare anche il carrellone dell'arrandazzo. Praticamente questa struttura vi permette di alzare le cose e andarle a posizionare. Peccato appunto per l'utilizzo di questo gancio, che magari sarebbe bello creare un gancio che possa tirare su anche i trattori, per esempio, però una logistica magari carica più bancali, carica più roba, più che caricare trattori, forse che allora lì sì, usate il carrellone dell'arrandazzo. Sì, appunto, prendete magari un camion che ha il gancio dietro e vabbè. Sì, anche qui se volete sempre caricare qualcosa, tasto K, togliete le cose, beh, sempre agganciato, salite qua, tracchete, girate il gancio in modo che sia nella giusta posizione, l'altro senso. Molto veloce anche negli spostamenti. Ecco qua, prendete. Mentre la barra andrà sempre un po' fuori, diciamo, anche perché
Notata, posizionate anche abbastanza bene, dai, posso dire di aver fatto anche un bel lavoro. Lock load, bloccato il carico e via. Si parte e si va da un'altra parte. Sì, serve fin là questa cosa, anche perché c'è più il tempo che perdete nelle manovre. Comunque devo dire che è bella cosetta, link originale. Bello è che potete spostarlo dove volete. Eccolo qua, voi lo agganciate. Sì, vedete di non partire col trattore su, perché portate io praticamente tutta la struttura. Tasto B, un po' da 5. E arrivederci. Andiamo a caricare mai da un'altra parte. Mai prendete i due camion, li portate da un'altra parte e poi scaricate le cose. Serve, vi ho detto, fin là. Sarebbe più propenso da utilizzare magari insieme al wool pallet dalle pecore con la lana, oppure magari scaricare sempre le balle in questa zona, magari agganciarci se possibile delle forche e magari prendere e spostare le balle. Ci sono, mi sembra, le forche, quelle della Lux Farm, quello che uso io, che hanno le balle che praticamente si bloccano. Magari potreste provare a usare quelle. Ho visto, mi sembra, che si agganciassero anche le staffe nelle foto che hanno messo su Modoster. Quindi ecco, vedete anche qua, for tractor, for telescopic e il Weidman. Insomma, avete i vari attacchi. Mari ce n'è uno che funziona. Ecco, adesso non so. Bene, direi che anche per mi vorrei sapere com'è che ho fatto, sinceramente. Bene. Direi che anche per questo video è tutto. Da Marco95 è tutto. Veramente bravi il pack logistic. Fatto per quell'aggancio che io l'avrei cambiato. Avrei messo forse più un gancio che blocca semplicemente i mezzi. Però diciamo non è niente male. In compenso è molto molto solido. E niente, ciao a tutti, alla prossima. Ciao ciao.